Inaugurazione dell'anno giudiziario oggi del Tribunale Amministrativo Regionale, il TAR, con la relazione della Presidente Germana Panzironi che come primo atto dal suo insediamento, e qui da agosto, ha chiesto un'integrazione dell'organico di magistrati. Inaccettabile l'arretrato che ha trovato, ha sottolineato, di 190 cause, arretrati di riti camerali. Pian piano si sta smaltendo. Inaccettabile perché implica per lei una compressione del diritto di difesa, in particolare per i ricorsi per l'accesso ai documenti. I numeri parlano chiaro, il Tribunale è sottorganico rispetto alla previsione di diritto che prevede 5 magistrati invece dei 3 assegnati. La Presidente ha anche evidenziato il problema della sede del TAR, che presenta profili di inadeguatezza, oltre che logistica strutturale di rappresentatività. Stanze chiuse dove ci piove dentro, ha aggiunto, auspicando delle soluzioni. Nel 2022 sono stati definiti 550 ricorsi a fronte dei 440 introitati, di cui 86 definiti con sentenza breve. Alcuni dati sono particolarmente significativi. Il contenzioso in materia di appalti è calato negli anni del 50%, grazie all'introduzione di speciali procedure di accelerazione del contenzioso. In questa quota gli appalti di minore importo vengono sottoposti al vaglio del giudice amministrativo in percentuale inferiore rispetto alle procedure di importo superiore alla soglia. Per il TAR dell'Aquila il tempo medio di definizione del giudizio cautelare è di 18 giorni, quello di definizione degli appalti è di 66 giorni, compresa la fase cautelare. La sezione comunque è occupata da molte cause di appalti pubblici di edilizia e urbanistica, a volte ancora connesse alla ricostruzione post-sisma, con questioni spesso complesse che necessitano soluzioni in tempi rapidi, di cui la richiesta di più magistrati. L'auspicio della Presidente Panzironi è che il TAR inoltre, anche grazie alla sua guida, possa diventare un centro propulsivo per la diffusione della cultura della pubblica amministrazione in tutti i suoi aspetti. In questo modo si può verificare quale sia l'impatto delle decisioni giurisdizionali sulle procedure e comprendere se i processi di produzione a regime amministrativo presentano, come sembrerebbe dalla quotidiana lettura dei media, di eccezionali fattori di blocco giurisdizionali o se, per converso, la parentesi giurisdizionale rappresenti, come necessario che sia, un fisiologico momento di controllo e correzione. L'analisi è stata condotta su base biennale a partire dal 2015 e, anche se aggiornata fino al 2018, fornisce un arco temporale sufficientemente ampio da garantire rappresentatività e significatività.